Allora, buongiorno a tutti, siamo qua tra i castani, il primo, cioè, guarda che bel bombolino, abbastanza dai, nascosto in mezzo a questi pini, misto castani, guarda che bello. Fresco fresco, spettacolare. Qua a margine praticamente di questo specie di canale c'è un papaverone, ragazzi, lì che lo andiamo a raccogliere, ma qua guardate che bombazza. Questo qui è un porcino spettacolare. No, ma ascolta, nonno, prendimi sul bastone, vieni a vedere che papavero. Ce n'è uno che è gigante, prendi sul bastone. Cioè, ragazzi, questo cos'è? Questo, ragazzi, cos'è? Questo, cioè, che ciambellone è? Che ciambellone è? Dagli un bacino. Che gambo, che porcino, ragazzi, che spettacolo, ragazzi. Oggi mio nonno ci sta dando la paga, guardate quei due perfetti qua. Questa è la perfezione della natura, cioè, guarda che roba, che spettacolo. Qui in zona aperta così, sì, era proprio qua. Bellissimo, che roba, super top, sempre bosco di castagni, qui siamo a 1100 metri, due edulis bellissimi. Gemelli, però, sono gemelli questi. Sono fratti. Che figata. Zona aperta qui al sole, dove praticamente non c'è vegetazione. Qui a margine, guardate che due meraviglie. Queste sono due meraviglie, ragazzi. Incredibile. Una boccetta. Due boccette. Giornata da sogno, ragazzi. Giornata da sogno. Questa è tipo una zona tipica dove trovare i porcini. Allora, siamo in un bosco misto faggi, misto castani, e dove si formano queste avvallamenti qua, diciamo, dove, diciamo, si raccoglie l'acqua. Lo vedete già? Guardate che patatone. Guardate che patatone. Spettacolare. Doppietta. Un'altra doppietta favolosa. Oh, che cosa ho trovato. Guardate che meraviglia. Questa è davvero una meraviglia. Spettacolo. Ragazzi, porcini giganti. Porcini giganti. Guardate che roba. Ma che roba, Silvio. Sono come che ti hai visto. Figa, lo so anch'io che l'ho visto. Cioè, che lo vedevo anche. Ne ho. No, per adesso c'è solo questo.
bello. Bello da farlo fare. Molto bello. E dico quale? Non dico di metto, sì. Quindi ho un bel bello. Dopo fai questa foto qui anche. Porca Dio, guarda. Guarda che bello. Ecco, questo è bello. Bello su quello lì, guarda. Doppietta. Cioè guardate questo dove è cresciuto. Sotto la pianta. Adesso proviamo a fare così. Non si sposta, aspetta. No, mi dispiace, non vi ho fatto vedere come l'ho tirato via, ma guardate che gnucco, che gnuccone, schiacciato sotto il ramo, guardate qua, guardate dove è cresciuto, cercato un po' di umidità sotto per nascere. Lo chiamavano il Pandorona. Stupendo. Guardate che spettacolo di funghi. Che roba, ragazzi, che roba. Dio, ragazzi, guardate che roba. Allora, a distanza di 5 metri, 10 metri, guardate qua un altro. Stupendo, tripletta. Adesso c'è mio nonno che mi sta chiamando, che ha detto che ha trovato un pinicola. Adesso andiamo a vedere. Cioè, ci sono i funghi anche a 870 metri, ragazzi. 870 metri ci sono i funghi. Spettacolo. È un estivo, però porcino, ragazzi. Sì, guardate un altro. Ragazzi, io vi ringrazio troppo per il supporto, siete gentilissimi. Continuate a mettere mi piace sul canale, iscrivervi e io vi potrò portare in posti super con funghi top come questi. Spettacolare, divertimento puro.